siamo, ho letteralmente la pelle d'oca e non sto scherzando. Sono finalmente arrivato a Tokyo Disneyland. Ci sono ben due parchi, uno molto simile a Magic Kingdom a Orlando, leggermente più piccolo, lo stesso castello, stesse attrazioni, parecchie sono molto molto simili. Poi andrò al Tokyo Disney Sea, che è qualcosa che esiste solo qua, e pensate che non c'è un castello ma c'è un vulcano che ti aspetta all'ingresso, quindi ho letteralmente la pelle d'oca. Sfortunatamente non mi beccherò i festeggiamenti per i 35 anni del resort, perché inizieranno la settimana prossima, però vabbè, mi accontento lo stesso, eh. Quindi oggi ci spacchiamo qua. Allora, dovete tenere presente che sono le 7:41 del mattino, ok? C'è il mondo. Allora, il biglietto costa 7.400 yen, che vabbè, ve lo scriverò qua sotto la conversione, non me la ricordo, ragazzi. Sono troppo emozionato. Ho tutti i capelli dritti, quei pochi che mi sono rimasti. Dentro, stanno dirigendo tutti di là a sinistra, ma io faccio il contrario. Da sinistra vanno tutti a correre a prendere il fast pass per Toy Story Mania, ma l'ho già fatto. Lo so, lo dico sempre di non andare solo un giorno in un parco Disney, ma questo era il tempo che avevo a disposizione. Infatti mi concentrerò solo sulle attrazioni esclusive del parco, dove se non venite qua non potete farle. Allora, all'ingresso non c'è una vera Main Street, perché scordatevi, questo non è un parco Disney tradizionale, ok? Cioè, al posto di un castello c'è un vulcano. L'ingresso si chiama Portofino, una zona ovviamente che ricorda l'Italia, sentite la musica. E ovviamente in Italia abbiamo solo la tarantella. Che ci vuoi fare? Stereotipi. Questo ho girato subito a destra appena, appunto, arrivati nella baia, e voglio fare un po' di attrazioni veramente esclusive che sono dentro al vulcano. La prima attrazione che voglio fare, se non sbaglio, si chiama Viaggio al centro della Terra. Sì, ho ragione. Viaggio al centro della Terra, bello. Non ho filmato niente, quasi completamente buio, comunque non riuscirei a portarvi qualcosa di decente. Non vi spoilerò niente, ma bello. Forse un po' troppo corto, ecco. In altri parchi Disney c'è Autopia, qui hanno Acquatopia. Per questa attrazione, che è Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, c'erano 110 minuti di fila, però single rider io sono da solo e mi hanno fatto infilare nella fila del Fast Pass. Non so se mi rimbalzeranno o meno. Però non è molto pubblicizzata questa cosa, soprattutto qua a Tokyo Disney sì. Ho dovuto chiedere perché sulla mappa non è neanche indicato. Però se siete da soli o siete solo in coppia e non volete farvi 110 minuti di fila, single rider. Stu,
stupenda, bellissima, cioè veramente incredibile. Allora, il sistema di trasporto è lo stesso di Dinosaurs che c'è a Animal Kingdom, a Orlando ovviamente, e non vi dico nient'altro, ecco. Ah no, una nota negativa c'è: vedere l'animatronics di Indiana Jones, Harrison Ford, doppiato in giapponese, fa un po' strano, ecco. L'attrazione che ho appena fatto, sì, bella, è, penso, molto 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 simile a quella di Indiana Jones, però che c'è a Disneyland Paris. Questa zona araba è veramente incredibile, la cura del dettaglio pazzesca, cioè sembra proprio di essere qua. E visto che non mi sono ancora buttato dentro a un negozio, perché non farlo adesso? Allora, intanto che mi riposo un po', voglio darvi due notizie così. Tokyo Disney Resort è stato aperto nel 1983 con il primo parco, che è molto molto simile a Magic Kingdom di Walt Disney World a Orlando. Nel 2001 è stato aperto Tokyo Disney Sea. Questo è un parco completamente ideato dai giapponesi per i giapponesi, infatti ci sono pochissimi europei, perché noi europei o comunque americani non, penso che non lo comprenderemo molto. Come dice il nome, è dedicato ovviamente al mare e anche al vento che c'è in questo momento, e ha delle attrazioni esclusive. Dovete sapere che Tokyo Disneyland, quindi non questo parco ma l'altro, è tra i più visitati del mondo. Per quanto ne so io, è il secondo al mondo solo dopo Magic Kingdom. È per quello che c'è sempre un gran casino. Thank you.